Ciao a tutte e benvenute o bentornate sul mio canale. Oggi vi porto con me nella mia morning routine. Piccolo disclaimer prima di iniziare, questa è la mia morning routine completa ideale, ovvero quello che faccio quando ho tutto il tempo che mi serve ed ho voglia ed energia per farla. Ho provato varie routine nel corso del tempo ed è difficile rimanere costanti quando si vogliono fare troppe cose insieme, per cui adesso sto trovando il mio ritmo con molta flessibilità. Per renderla più morbida, inizio facendo subito qualcosa che mi piace e mi permette di avere un risveglio più lento. Per fortuna oggi non ho bisogno della sveglia perché non ho orari fissi e comunque sono già mattiniera di mio. Mi sveglio intorno alle 7-7.30, che ho capito essere l'orario giusto per me, e mentre sono ancora a letto leggo un po'. Mentre la sera leggo principalmente romanzi, la mattina mi piace iniziare la giornata con libri motivazionali o di crescita personale. Dopodiché, sempre senza alzarmi, faccio 10 minuti di meditazione. La meditazione continua ad essere una bella sfida per me. La mia mente non vuole saperne di rallentare e anche fermarmi ad ascoltare il mio corpo è davvero difficile per me. Ho scoperto che farla da distesa, con una mano sul petto ed una sullo stomaco, mi aiuta a controllare e ascoltare il respiro. Ancora ho tanta strada da fare, ma continuo a insistere. Dopodiché mi alzo e vado subito alla scrivania per il mio journaling mattutino. Principalmente scrivo le cose per cui sono grata e qualche affermazione positiva. Penso che la morning routine sia un ottimo modo per definire il tono della giornata e per allenare la nostra autodisciplina, che è fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Sarebbe più facile tornare a dormire oppure trascinarsi per casa in modalità zombie, ma prendere un impegno con noi stesse e forzarci a rispettarlo, anche quando ne abbiamo meno voglia, ci aiuta ad essere più determinate e resilienti. La parte che mi viene più spesso voglia di saltare è sicuramente quella dell'allenamento. Anche qui ho fatto vari tentativi fallimentari negli anni. Per brevi periodi sono riuscita anche a fare dei workout di 30-40 minuti tutte le mattine, ma ora ho capito che se voglio rimanere costante devo alleggerire. Quindi 10 minuti di yoga proprio per risvegliare un po' il corpo. Nel tempo ho imparato anche che per quanto sia importante allenare la propria autodisciplina, avere delle routine troppo rigide che sembrano più delle punizioni non aiuta a mantenerle. Per questo oggi cerco sempre di ascoltarmi e se qualche mattina non riesco a fare tutto va bene così. Ci sono mattine in cui faccio davvero fatica ad alzarmi, quindi salto diversi passaggi, che può essere il journaling, lo yoga, la meditazione. Quello che mi sono ripromessa è di fare almeno una cosa per me stessa prima di iniziare la giornata. Prima di vedere la morning routine come qualcosa che va fatta per essere più produttivi o sembrare delle persone migliori, infatti, ho imparato a vedere queste abitudini come dei gesti che faccio per il mio benessere. Faccio tutto per prendermi cura di me, per dedicare del tempo a me stessa prima di dedicarlo a chiunque altro. È bello mettersi al primo posto ogni giorno. Ed è bello poi sentirsi soddisfatte per iniziare con il piede giusto la giornata. La mia morning routine finisce sempre con una bella colazione insieme in cui parliamo dei nostri obiettivi della giornata o guardiamo qualcosa di interessante su YouTube. Questa è l'unica cosa che non salto mai, anche quando devo prendere un volo alle 4 di mattina. E la colazione si fa seduti in tavola. Quando ero piccola, a casa mia non c'è mai stata l'abitudine di fare colazione tutti seduti a tavola, ma oggi questo è il mio momento preferito della giornata. Ricordate che non dovete copiare le morning routine altrui o sentirvi in colpa se non fate tutte queste cose. Potete prendere spunto se vi aiuta, ma trovate il vostro ritmo e le cose che vi aiutano a iniziare la giornata con un sorriso. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto, vi mando un bacione e ci vediamo presto al prossimo video.